Grazie mille, grazie per la bellissima presentazione. Per me è un vero piacere essere qui e vedere questa tantissima gente, economicamente né politicamente, se non ci attiviamo tutti a fare qualcosa. Sicuramente più poveri dei nostri genitori e troppo pochi per contare politicamente. Se ci fate caso, in Italia vi accorgerete i problemi sono sempre gli stessi. Ilva, Alitalia, Mose. Ilva, Alitalia, Mose. Per me è un loop infinito di déjà vu e non riesco mai a sentire quella che forse è un problema di importanza cruciale per un paese, il futuro di una generazione che sta sparendo. Ogni anno ci sono decine, migliaia di ragazzi come me che spariscono, vanno via. Parliamo tantissimo dell'immigrazione e mai dell'emigrazione. Quei migranti invisibili che Ferruccio De Bortoli ha definito migranti senza speranza, che soltanto nel 2018 hanno visto andare via 120.000 ragazzi, un numero poco più inferiore degli abitanti dell'intera Valle d'Aosta. E poi ci sono anche i nostri migranti interni, quei ragazzi del Mezzogiorno che ogni giorno si devono spostare per portare a casa uno stipendio lasciando affetti, amici e parenti. E sempre quei ragazzi che devono spendere 330 euro di un volo low cost per tornare a casa a festeggiare il Natale. O i ragazzi che devono tornare a ogni elezione a casa se vogliono avere il lusso di esercitare il loro diritto di voto. Nessuno ci parla delle nostre pensioni. Se chiedete a un ragazzo, nessuno vi sa dire che cos'è una pensione integrativa, che noi non avremo mai il lusso di una pensione da baby pensionato, che non avremo questi diritti, nessuno lo sa. Una vita fatta di precarietà e incertezza, con oltre 2 milioni di ragazzi che non studiano e neanche lavorano. Uno spreco di vite e di talenti che forse un tempo, in altri tempi andati, sarebbero scesi in piazza a manifestare e che invece oggi scelgono di manifestare andandosene, perché sono stufi, sono rassegnati, sono disperati. Un esodo di massa sulle nostre coscienze nazionali. Una protesta silenziosa, insomma, di un paese sempre più anziano, sempre più indebitato, incurante del macigno che dovranno sostenere sempre di più i giovani. Ci hanno detto: non preoccupatevi, ci indebiteremo, faremo quota 100, libereremo 4 posti a ogni pensionato che andrà a casa. Si è visto il risultato. Uno stallo totale. Un buco da colmare, misure difficili da delegare facilmente al governo successivo. Ma il problema dell'occupazione giovanile non è soltanto una questione di mancati incentivi fiscali o decontribuzioni. È una cosa ben più grave. È l'accettazione di una sottovalutazione culturale dell'investimento nei giovani. È un atteggiamento tipico di una società anziana che ormai è refrattaria all'innovazione, che è in ritardo nel cogliere ogni tipo di sfida nel mondo digitale ed è ripiegata su se stessa. È un paese in ritardo su tutto, ci piazziamo quartultimi neanche nella classifica OCSE sull'attrattività dei talenti. L'Italia davanti solamente a Grecia, Messico e Turchia. In ritardo con un programma serio per favorire la natalità e che finalmente negli ultimi giorni con il testo della manovra riesco a leggere un po' più di famiglia, di avere un incentivo per le donne a lavorare, avere magari un figlio e non dover scegliere nel 2019 se fare la carriera o fare un figlio. E sono tanto fiera di parlare da una città e da una regione che ha fatto dei servizi per la famiglia un modello per l'Italia. Ecco, io direi che tutti questi giovani, queste donne, queste giovani famiglie non vengono prima, per parafrasare questo slogan tanto in voga di successo. Ci fosse stato un barcone che avesse raccolto tutti questi ragazzi e tutte queste famiglie, si sarebbe parlato di emergenza nazionale. E invece si fa facile parlare di un'emergenza nazionale con i disperati. Ma saremo noi la generazione che dovrà salvare il mondo dall'autodistruzione, salvare il pianeta, urlare per quei diritti su cui qualcuno vorrebbe tornare indietro. Alzarci e difendere uno Stato e difendere un ragazzo che lo Stato aveva preso in custodia e ha ridato alla famiglia cadavere.
alzarci per difendere un manipolo di uomini e donne che hanno attraversato il Mediterraneo, l'inferno, per poi sentirsi dire da un omuncolo che sono qui e è finita la pacchia. A me, non so voi, viene veramente un brivido a pensare che questo possa essere un Presidente del Consiglio, che un Presidente del Consiglio ambizioso possa dire che Stefano Cucchi è morto di droga, che un mi vergognerei ad avere un paese, ad avere leader di un paese una persona così. E non so voi, ma la colpa mi sento di non doverla dare a lui, a Matteo Salvini. La colpa me la sento di dare a me. Sarà la colpa nostra se non riusciremo a dare un'alternativa al paese, non di Matteo Salvini. Perché è ora di smetterla di giocare. Abbiamo giocato fin troppo, ci siamo goduti il lusso di fare i giochini con le correnti e correntine che ci hanno costato l'immobilità. Una frustrazione di un'intera comunità che ogni giorno cerca di dare un pezzettino del suo tempo, dei suoi soldi, dei suoi affetti a questo grande progetto. E se falliremo, non falliremo come singoli, come Partito Democratico, come Nicola Zingaretti, falliremo come paese. E non possiamo pretendere che un ragazzo di 18 anni ci voti se non diamo a lui un progetto di vita, un progetto in cui riconoscersi. Io, come tanti altri ragazzi, abbiamo regalato i migliori anni della nostra vita al Partito Democratico. Abbiamo volantinato sotto la pioggia, parlato uno ad uno con le persone. Vorrei tantissimo continuare a farlo, vorrei crederci, però veramente aiutateci a trovare un motivo per continuare a farlo. Grazie.